Città invisibili, ambiente e ambienti. Siamo all'ombra del maniero e giù c'era un luogo bellissimo, anche se un po' abbandonato, chiamato Cavallerizza. Per molto tempo è stato un campetto da calcio, finché c'era la rete tutto bene, la rete è implosa, l'area è inagibile, l'hanno dato in gestione alla parrocchia. Se vi danno una concessione di 2 anni, passano 4 mesi, ci sarà agosto, ci sarà settembre e non c'è una messa in sicurezza, che inizialmente può anche voler dire chiudere un cancello, perché attualmente lì possono ancora accedere i bambini e non c'è una paratia che li faccia lì, all'altro lato, lì siamo a un terzo piano. Allora forse è il caso che, visto che la delibera prevede che la responsabilità civile sia della Chiesa, chiedo alla diocesi se ha intenzione di intervenire in qualche modo, perché eventualmente poi non è che la delibera è scritta nel marmo, si può anche chiedere al comune di rivedere questa delibera, ma soprattutto si può discutere di quello che si vuole fare, soprattutto confrontarci, no? Così, cioè, si può anche discutere tutti insieme se magari invece che il campo da calcio si può fare uno spazio polivalente, per esempio. La gente si unisce man mano che passiamo dalle loro case, quindi è una roba sempre in divenire, come piace a noi. Vedi, tutti questi adesso... A Ersilia, ma anche a Corigliano, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città. Gli abitanti tendono dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri o grigi o bianco e neri, a seconda se segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. Quando i fili sono tanti, che non si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via. Le case vengono smontate. Restano solo i fili e i sostegni dei fili. Dalla costa d'un monte, accampati con le masserizie, i profughi di Ersilia, ma anche di Corigliano, guardano l'intrico di fili tesi e pali che si innalza nella pianura. Così viaggiando, incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare, ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma. Cioè, qui abbiamo ormai una discarica architettonica. Cioè, abbiamo un posto che una volta era vivo, cose, immobili che una volta venivano usati che adesso sono abbandonati, e sta a noi decidere se vogliamo attivare un riciclo urbano. Dovremmo avere la forza di scrivere, individuare 8 edifici che abbiano bisogno palese di una messa in sicurezza. Il modulo è già fatto, la firma è la mia, ma potete aggiungere la vostra se lo volete. Basta indicare la via o la piazza e il numero civico. Il comune deve decidere che cosa vuole fare, perché rispetto alla proprietà privata, che è sacra, viene prima il bene pubblico. Così non siamo costretti ad avere le case popolari occupate dalle persone che magari ne avrebbero diritto, ma nell'incapacità di gestire questa situazione sono costretti ad occupare case che il comune potrebbe tranquillamente dirgli: ma io te la do perché ne hai diritto. Vogliamo ragionare sul senso della fuga che c'è stata da qui e sul senso di un'altra fuga, che è quella delle persone che vengono da altri paesi e che sbarcano, e vogliamo capire dove li vogliamo sistemare, se vogliamo fare dei progetti fatti bene e creare un'abitabilità decente anche per loro, creare dei quartieri dove si possa pensare di vivere tutti insieme. Finché noi stiamo a lasciare i fili e a lasciare che le case si svuotino, non arriviamo da nessuna parte. Si potrebbe partire da una cartina, da una mappa di Corigliano, e ciascuno potrebbe segnalare, disegnare, scrivere quali luoghi sono dei luoghi dismessi. E sarebbe bello che questa cartina potesse diventare un plastico, no? Una città invisibile che oggi non c'è ma che potrebbe esserci. Però per fare questo gioco bisogna partire da uno spazio fisico. Allora, tu mi hai detto una volta che c'è uno spazio di cui tu sei proprietario
e del quale ti piacerebbe fare qualcosa di collettivo, di comune. Perché non aprite un circolo ACI a Corigliano e provate a gestire insieme uno spazio che serva a riprogettare Corigliano? Faccio mia questa tua proposta. Io invito tutte le persone che abbiano voglia di prendere parte a un progetto di questo tipo, a creare uno spazio nostro comune da cui partire, che diventi un primo nucleo di rivivificazione. Cominciamo a riempire di vita quello e da lì spargiamo la vita tutto intorno. Chiamiamolo la città invisibile. Chiamiamolo la città invisibile. Va bene. Vi vogliamo fare notare una città invisibile dentro la città invisibile, che è il parco del Coriglianeto. Voglio ricordare una persona per tutte: l'architetto Mario Candido, il direttore dei lavori di restauro del castello, la prima persona che ha creduto proprio in quest'idea. Scusate, però, sul nome di Mario Candido. È stato anche il nostro maestro come guide turistiche e lui credeva proprio in questa idea di creare nella Valle dei Mulini proprio il Parco del Coriglianeto. Ci ostiniamo a chiamarlo così finché non sarà chiamato definitivamente così. Questo è il nostro obiettivo, dove ci sia sia un taglio storico e turistico sia proprio un taglio naturalistico. A nostre spese come associazione noi siamo scesi sotto, abbiamo pulito, da soli stiamo facendo tutto questo, da soli con l'aiuto dei cittadini di Corigliano e delle persone che come noi credono in questo progetto. Quindi noi ci siamo. Noi non solo lei giovanissima, ma anche io ormai vecchio, non perdiamo la speranza nel bello, nel buono, nel meglio. Ovviamente fino a 20-25 anni fa questo forse era uno dei palazzi più splendidi di Corigliano. Adesso voi vedete tutte le inferriate come sono annerite, vedete lì che le travi sono andate a fuoco, sì, dall'altra parte si vede ancora meglio, questo nel 2000, nel 2011 se non sbaglio. Questo è l'esempio di una discarica architettonica, ma siamo passati all'inceneritore. Il comune non ha avuto la forza di dire: cara famiglia De Rosizio, è un bene privato, d'accordo, ma il bene pubblico viene prima. Tra i palazzi che possiamo iniziare a mappare come palazzi di cui pretendere una messa in sicurezza, possiamo partire da questo e lo faremo. Domandiamo al comune qual è la sua intenzione. Una biblioteca, aiutatemi a dire. Una biblioteca. Una sala per far suonare, dei musicisti. Associazioni musicali, una casa della cultura. Come c'è nel centro storico. Esproprio, 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 esproprio. Ma c'è delle appropriazioni.